Io credo sia bene che cose tanto singolari e forse mai udite né viste da alcuno vengano a conoscenza di molti e non restino sotterrate nella fossa dell'oblio. Potrebbe infatti accadere che a leggerle qualcuno ci trovi qualcosa che gli piaccia e che coloro che non vogliano approfondire tanto almeno si divertano. E a questo proposito dice Plinio che non c'è libro, per cattivo che sia, che non abbia qualcosa di buono, tanto più che non tutti hanno gli stessi gusti. La stessa cosa c'è chi non la mangia e chi ne va pazzo. E così vediamo cose tenute in poco conto da alcuni e in gran conto da altri. Dico questo perché nessun libro meriterebbe di essere distrutto, buttato via, a meno che non si tratti di cosa davvero detestabile. Si dovrebbe invece rendere tutti partecipi, soprattutto se è cosa che non può far danno e da cui anzi si può ricavare qualche frutto.